Oggi, questa mattina, si è tenuta l'assemblea di Federalberghi Torino con gli ultimi dati sui flussi turistici, dati positivi se si pensa che negli ultimi 10 anni il capoluogo piemontese e la provincia hanno registrato un incremento del 30% o più 5% solo nei primi 6 mesi del 2019. Allora è venuto a trovarci il presidente di Federalberghi Torino, Fabio Borio. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno. Allora, iniziamo proprio da questi dati positivi. Assolutamente, dati positivi, Torino si scopre destinazione turistica. Ecco, una destinazione turistica legata a cosa? C'è qualche attrattore particolare che fa sì che le persone scelgano Torino piuttosto che altre città più tradizionali, penso a Roma, Firenze, Napoli? Beh, sicuramente abbiamo un patrimonio artistico, architettonico, comunque senza precedenti, oltre a delle manifestazioni sicuramente di pregio importante e di importanza e quindi Che negli sicuramente ultimi attrattive. tempi, insomma, fanno registrare delle Decisamente degli importanti. incrementi importanti. Calcio, ma non solo? Calcio, ma non solo, poi gode anche di una visibilità, adesso anche grazie a quello che abbiamo comunque vinto come ATP e quindi anche di visione internazionale che aiuta sicuramente i flussi turistici. Senta, questa mattina avete commentato i flussi turistici, ma anche presentato un nuovo strumento che sarà a disposizione degli albergatori. Ci vuole spiegare di che cosa si tratta? Sì, è la possibilità di avere come un'informazione sul futuro, sui prossimi 45 giorni, quindi avere la pressione della domanda attraverso uno strumento informatico che darà la possibilità agli operatori di tenere e monitorare i 45 giorni successivi e di conseguenza tarare i prezzi. Ecco, ma come funziona in concreto? Come si fa ad avere previsioni così abbastanza a lungo termine, insomma? Certo, diciamo che lo strumento informatico analizza le camere disponibili in vendita sui vari portali turistici, dopodiché fa un'analisi, una comparazione giorno per giorno e riesce con un'approssimazione molto scarsa, quindi con un'attenzione decisamente superiore, importante, a 45 giorni ad avere questo tipo di informazioni, legandolo anche all'evento specifico. Ecco, dati positivi, nuovi strumenti in mano agli albergatori, ma c'è qualcosa ancora da migliorare? Sì, noi chiediamo un lavoro comunque di sinergia con il comune, con la regione, quindi un tavolo magari operativo in cui poter discutere su una programmazione, sulla promozione e sicuramente sulla commercializzazione del nostro territorio. Bene, grazie mille per essere stato con noi e in Grazie a voi bocca al lupo dell'invito. per il suo incarico che oggi festeggia un anno. Grazie molto. Grazie mille.